sono Alice, ho 28 anni, sono un'operatrice del progetto Badabene, quartiere Santo Stefano, sono una psicologa, mi occupo dell'allenamento cognitivo. Il progetto Badabene, nella teoria e nella pratica, è un progetto di promozione del benessere, proprio un benessere relazionale, sociale, è un'occasione di costruzione di una rete sociale che faccia stare bene. Sono Laura, ho 32 anni, faccio parte dell'equipe del Badabene dall'inizio, da quando il progetto è partito 6 anni fa. Che era un tirocinio formativo post-universitario e io avevo appena conseguito la laurea in scienze motorie, sono una kinesiologa. Tante cose le ho imparate facendo, tante cose me le hanno insegnate gli anziani del progetto. I nostri nonni acquisiti, diciamo, allora sono una decina più o meno. Mi chiamo Lia Amaroli. E ho 77 anni. Mi chiamo Maggi Maria e ne ho 73. Io sono venuta per via di mio marito che ha avuto dei grossi problemi e sin dall'inizio però devo dire mi sono trovata bene e soprattutto per lui che riesce, si relaziona un po' con le altre persone. Mi chiamo Fantini Anna e ho 75 anni. Non sapevo che c'era qui alla Lunetto, io abito di fronte, che ci fosse questo Badabene così. La mia vicina di casa, visto che sono rimasta vedova dopo qualche anno così, mi vedeva sempre lì in casa. Allora mi dice, ma perché non vieni? Quello che un po' caratterizza il progetto e lo fa diventare qualcosa di più è la voglia proprio di stare insieme al di fuori dei momenti delle attività. È proprio subentrata, è quasi una famiglia. Una piccola rappresentanza era presente al mio matrimonio, abbiamo gioito insieme e poi in questi anni sicuramente non sono mancati anche i momenti più tristi e quindi insomma abbiamo riso tanto insieme e pianto insieme. Io mi chiamo Monti Carolina, il 1 luglio di quest'anno faccio 82, sì. 82. Io mi chiamo Marco Marchesini e ho 72 anni e mezzo. Ero interessato soprattutto quando ho letto esercizi di memoria, perché la mia paura è che sto perdendo abbastanza la memoria. Bisogna creare delle parole con le carte. Per esempio, distribuiamo 10 carte ciascuno. L'obiettivo è quello di fare 2 parole da 5 lettere con le 10 carte che si hanno in mano. Da 5 lettere. Esatto, brava, buona domanda. Se le 10 carte che ho in mano non mi consentono di fare 2 parole esistenti, ho la possibilità, quando è il mio turno, di pescare una carta e poi scartarne un'altra. In mano devo sempre avere 10 carte. Ok? Anche a 80 anni si può uscire di casa, divertirsi, imparare cose nuove e fare cose nuove. Il valore di questo progetto, prima di tutto, per le persone che si frequenta, si sta in mezzo alla gente, no, ma poi quello di uscire di casa, perché io so che 2 giorni devo venire qua, 2 giorni vado a fare la ginnastica. Poi queste passeggiatine che se le devo fare da sola, non le faccio. E invece loro dicono, beh, facciamo un pochino, mi fermo, facciamo la più corta, la più lunga. Ci si sente accolti. Ecco, anche se non arrivi subito a una cosa, non è che ti fanno capire che non hai capito, che ti senti normale. È sempre con molta leggerezza, con molta allegria, se uno non riesce a muovere il piede. Loro fanno finta di non vedere, te lo dicono garbatamente. Se uno bara nei giochi. Se uno bara. Se uno copia. E ci hanno detto non avevo mai ballato prima. La Laura aveva la musica, abbiamo ballato. Ballato. Immaginare come, però abbiamo ballato, che fa bene al fisico e anche alla mente. Diciamo che avete messo.
le altre ragazze sono molto carine anche loro, ragazze, insomma. Chiamiamole ragazze, no? Ragazze di una volta. Insomma, si racconta un po' della guerra, quello che abbiamo passato, la fame e i dispiaceri. Insomma, loro sanno tutto di noi, almeno di me. Degli altri. Perché c'è chi dice, ma con quei vecchi lì. Invece loro niente, tranquille, come se fossimo della stessa età. Ecco, c'è il dare e l'avere, però noi abbiamo di più di loro, naturalmente. Beh, c'è un confronto dalle loro idee, dalle nostre. Loro ci danno le loro moderne, noi le diamo quelle antiche. Che noi operatori per loro siamo intoccabili, davvero dei nipoti e persone di famiglia. Non avrei mai immaginato io, mai. Loro sono veramente, guai chi me le tocca, Io le voglio bene come fossero figlie e loro ci trattano come fossero i genitori, forse sì, meglio. Sì. Siamo andati al mare a trovare chi era in vacanza, siamo andati in montagna anche durante i periodi di pausa del progetto. Perché noi abbiamo il camper e quindi abbiamo trovato Liegea Marina, una sosta camper bellissima. Poi andiamo su a trovare la Maria che abita d'estate va su a Loiano. La Lia ha portato sua figlia che vive in Germania, ce l'ha presentata, siamo state con lei, abbiamo avuto la possibilità di farle delle domande, di raccontarle anche dei suoi genitori che lei non vede magari sempre. Facciamo il giro, andiamo a mangiare a casa da una dall'altra, quando veniamo qui dopo andiamo giù a prendere il caffè, siamo viziate. Ecco qua. Li ho invitati tutti a casa mia, ho fatto un pranzo. Quattro volte. Noi andiamo anche fuori a cena ogni tanto, non sì. Solo in casa. Sì, adesso ci dobbiamo andare. Piero è già una settimana che me lo chiede. Ma quando andiamo? Dico, ma sì, adesso andiamo. Siamo molto sboccioni. Ma io aspetto queste due giornate per venire, come dico, per le aspetto, ecco. Molto bene, vi ringrazio. Grazie mille. Poi lei abita in via... Parigi. In via Parigi, io abito dietro al tribunale, mi porta a casa. Pensiamo come... Ciao. Arrivederci. Ciao, grazie. Buona giornata, grazie a voi. Ma poi queste riprese qui, chi le vede? A chi le fate vedere? Internet. Ah, pensa sul sito del comune. Guarda ma a Bologna che sta facendo.